che è lì come una sentinella, come l'altro giorno nella finale individuale. Richiama l'attenzione, il suo è un movimento molto elegante, un corpo libero davvero di grandissima classe sulla base musicale di Besame Mucho. Guardate anche e soprattutto come si muovono le mani di Svetlana Korkina, non pensa soltanto alla difficoltà. Oggi questo Zucara lo ha fatto anche meglio del concorso individuale, caricato probabilmente dalle medaglie d'oro che continua a vincere, dalle medaglie che ha vinto già in questo mondiale. Lei lavora chiaramente, a differenza per esempio di quella brasiliana che avete visto prima, della Santos, un po' meno sulle parti acrobatiche, perché vedete la differenza proprio di struttura fisica tra le due ginnaste, ma nonostante questo ha una parte acrobatica molto interessante. Toplo Zucara, un triplo avvitamento non finito bene, un flick tempo con salto teso e triplo avvitamento, la tripla rotazione non è finita del tutto bene a terra e quindi si è dovuta sbilanciare un po', ma niente di compromettente per il momento per la Korkina, che sta ancora gareggiando per la medaglia d'oro. Svetlana, che più volte ha cambiato il corpo libero proprio perché lei piace interpretare il più possibile l'esercizio. Doppio carpio, sbilanciamento indietro, lei ha avuto due sbilanciamenti forti, quindi se la giuria, come è giusto che sia, vabbè sarà anche la Korkina, però che si attacca a tutti questi sbilanciamenti, credo che dovrebbe, a mio modesto parere, essere anche se di poco inferiore al 9,55 della Raducan, che adesso è inquadrata. Raducan che sorride, non sappiamo se per ammirazione nei confronti della Korkina o perché è sicura di mantenere comunque il primo posto dopo le piccole sbavature di questa straordinaria ginnasta russa. Qui sbavature no, avete visto bene lo giocare, ecco qui si può vedere, guardate, il flick tempo, poi il triplo avvitamento, una, due, tre rotazioni, vedete che non conclude bene la rotazione, quindi si deve spostare sulla destra, questa è chiaramente una penalità. Esercizio comunque un esercizio valido, niente da dire. Se ci fanno vedere la finale, si può vedere anche nel doppio carpio di uscita una leggera incertezza appunto nella parte finale. Vediamo cosa dice la giuria. 9,375, partiva da 9,80, 9,375, quindi vuol dire per lei secondo posto provvisorio. Va ad abbracciare l'americana Tabitha Hym. Un'immagine magari impensabile fino a 10 anni fa.